questo libro l'ho scritto perché dopo dei decenni che si è pensato a quel paese, nel bene, unito dell'Unione Sovietica, eccetera, o nel male, tutte le critiche che sono state fatte, abbiamo tutti smesso di pensare come se la Russia non esistesse più. E andando lì mi sono resa conto che non solo noi non ne parliamo più, non ne discutiamo più, non ci pensiamo più, ma che anche un po' di amici che io ho di sinistra, giovani, sinistra critica, diciamo, che sono là, mi dicono: ma perché la sinistra europea, i movimenti si occupano sempre dell'Amazzonia e non si occupano mai di noi, che pure siamo il più grande paese del mondo? Ecco, questa è stata la ragione per cui poi mi è venuta voglia di scrivere, per richiamare l'attenzione, diciamo così. Io quel paese lo conosco abbastanza bene, ma ero anche stata in Siberia, soltanto non c'ero mai andata in treno. E ecco, per conoscere la Siberia bisogna andarci in treno, perché se no si perde il senso di questa immensa distanza. Quando 4-5 ore uno arriva in una città non capisce. Ecco, la Transiberiana è proprio una cosa da fare per capire quanto è grande il mondo. Io penso che Luca abbia moltissimo lavoro da fare, perché il cinema è un grande linguaggio e perché ha soprattutto la possibilità di conservare in forme diverse da quelle più tradizionali la memoria. E siccome a me mi angoscia vedere che non c'è più memoria, che noi stiamo verificando e vivendo una rottura generazionale più profonda di quanto credo ci sia mai stata, la rimozione del Novecento è enorme, e non si riesce neanche a immaginare il futuro se si rimuove il passato. C'è una bella frase di Agamben che dice: se vuoi capire il presente devi ricorrere all'archeologia e non alla futurologia. Ecco, il cinema sarebbe uno strumento straordinario, non facile, perché io cerco di capire che cosa succede fra i giovani anche attraverso i miei nipoti, che non vanno mai al cinema. Non solo non leggono libri, ma non vanno neanche al cinema. Luca, non solo di far vedere i film, ma di rialfabetizzare al cinema le nuove generazioni, e io credo essenziale. Io sono un'affezionata del Torino Film Festival perché prima di tutto è un festival molto partecipato e dai giovani. Non è così in nessun altro caso. In Italia è l'unico posto dove vedo tanti giovani fare la fila per andare al cinema. C'è un'attenzione al cinema della realtà, preferisco chiamarlo così che non documentare, è molto ampia, e quando io vengo a Torino vedo soprattutto questi film. E quest'anno mi ha molto interessato perché c'è un tipo di cinema della realtà diverso dal solito, molto collegato per certi versi alla videoarte. Direi che è sempre più sottile il confine fra videoarte e cinema. Ed è curioso perché avevo visto delle cose di questo tipo ma mai tante tutte insieme, e questa è una novità sulla quale credo valga la pena di riflettere. Voilà.